500 e il 600 vedono nascere paesi solidi e unificati sotto la guida di sovrani assoluti dal pugno di ferro. Sono le monarchie nazionali sviluppatesi in Inghilterra, Francia e Spagna. Nazioni dotate di grandi eserciti e di una rete di funzionari fedeli al loro sovrano, nelle quali la grande nobiltà, che talvolta contrastava l'azione del re, viene addomesticata e privata della possibilità di danneggiare la monarchia. Ma grandi potenze vicine difficilmente riescono a coesistere pacificamente. Lo dimostra la terribile guerra dei Trent'anni, combattuta fra il 1618 e il 1648, che vede in gara per la supremazia del continente europeo la famiglia Asburgo, che regna sia nei territori tedeschi dell'impero sia in Spagna contro la Francia. E quest'ultima, insieme ad altri paesi come l'Inghilterra, la Svezia e l'Olanda, a ottenere la vittoria, anche se a costo di immani sforzi e sofferenze per le popolazioni. Nel frattempo l'Inghilterra si è trasformata nella padrona degli oceani. Le sue navi, talvolta guidate da corsari, assaltano i galeoni spagnoli e si impadroniscono delle rotte più interessanti per il commercio mondiale. Riescono a scalzare spagnoli e portoghesi nel dominio sul mare, ma nel 600 devono vedersela con un piccolo paese in grado di costruire una flotta temibile, l'Olanda. Inglesi e olandesi si sostituiscono a spagnoli e portoghesi come maggiori potenze coloniali europee. Sono le loro navi a trasportare in America gli schiavi neri e a rifornire tutti gli altri paesi di grano, tessuti, spezie, caffè, tabacco, zucchero, oggetti preziosi provenienti da ogni angolo del globo. Non è dunque un caso se in Inghilterra, dove grazie agli scambi commerciali i mercanti sono tanti e sempre più ricchi, si forma un ceto di borghesi e piccola nobiltà assai più sviluppato che negli altri paesi. Sono costoro che, più o meno a metà del 600, iniziano a non sopportare più un sistema di governo in cui il re non tiene minimamente in conto le esigenze del proprio popolo. Tra il 1642 e il 1689 scoppiano dunque due rivoluzioni che trasformeranno per sempre la Gran Bretagna in una monarchia parlamentare. Il potere monarchico viene molto ridimensionato e il principale organo di governo diventa il Parlamento. Al contrario, in Francia si rafforza ulteriormente l'assolutismo monarchico. Luigi XIV, un grande sovrano che regna nella seconda metà del 600 e nei primi anni del 700 facendosi chiamare Re Sole, dà vita alla corte più lussuosa mai vista sul continente. A controbilanciare lo strapotere delle monarchie nazionali europee c'è solo l'Impero Ottomano, fortissimo nel Mediterraneo durante il 500 e la prima metà del 600, ma poi destinato ad un lento e inesorabile declino.